Concorsi truccati e parentopoli, non è la prima volta che l'Università di Messina viene coinvolta in scandali del genere. Questa operazione, da quanto è stato detto, è nata quasi per caso mentre diciamo, indagavate su altro. Sì, stavamo indagando su un peculato, sull'appropriazione di circa 8.000 euro da un fondo che l'economato dell'università distribuisce ai singoli dipartimenti per le spese minute e mentre indagavamo su questo abbiamo invece trovato delle prove abbastanza evidenti di un concorso che veniva truccato, il cui esito veniva pilotato. E inoltre è emerso anche che si tratta di un mare di davvero di legami, nel senso che è uscito fuori che il figlio del professore Bisignano doveva vincere un concorso, ma allo stesso tempo un altro professore voleva che una sua parente vincesse un altro concorso. Diciamo che cos'è sostanzialmente questa operazione? È solo un tassello quindi di quello che realmente accade all'Università di Messina. Noi abbiamo sicuramente svelato un tassello, io non mi sento di dire né in un modo né nell'altro, non dico che è tutto perfetto, non dico che ogni concorso sia truccato allo stesso modo. Certo è emerso che tra i singoli componenti della commissione c'erano legami tali da consentire di essere manovrati o di manovrare secondo le posizioni. E questo è il là per altre indagini? Noi siamo qui per lavorare.